come affrontare il primo giorno di scuola. Eccoci qui, siamo arrivati. Regole della classe per la scuola primaria. Ciao e benvenuti a scuola. Durante le lezioni faremo del nostro meglio per aiutarci a vicenda mentre impareremo insieme le regole che devi rispettare con mamma e papà. Un breve elenco per sapere cosa aspettarsi quando si frequenta la scuola. Regola numero 1. Sii puntuale. Iniziamo la lezione in tempo in modo da finire in tempo. Se ti presenterai a scuola, sii puntuale. Entrare in orario, infatti, è sinonimo di rispetto verso gli altri componenti della tua classe e poi avrai modo di organizzarti anche con i tuoi compagni. Pronto alla regola numero 2. Regola numero 2. Saluta i tuoi nuovi compagni di avventura. Saluta tutti, saluta gli insegnanti e i compagni di classe e con loro che passerai queste ore. Rimettiamo gli oggetti al loro posto e aiutiamo gli altri quando riusciamo. Regola numero 3. Ascolta i compagni che parlano alla lavagna. Ascolta l'insegnante e i compagni. Segui le indicazioni. Ti serviranno per portare a termine anche i tuoi compiti e sarà un modo per apprendere. Regola numero 4. Aspetta il tuo turno. Alza la mano e aspetta di essere chiamato. Impegnati e metticela tutta. Se qualche concetto non ti è chiaro, alza la mano, aspetta il tuo turno ed esponi i tuoi dubbi. Regola numero 5. Tieni in ordine il tuo spazio. Sul tuo banco dovrebbe esserci solo ciò che è richiesto per seguire la lezione. Ed ora è il momento di 5 promemoria preziosi per una lezione divertente e produttiva. Numero 1. Sii onesto. Numero 2. Sii responsabile. Numero 3. Rispetta gli altri. Numero 4. Sii gentile, educato e premuroso. Numero 5. Ascolta con attenzione. Eh sì, lo so bene cosa stai pensando in questo momento, cosa mettere nello zaino il primo giorno di scuola. Ovviamente il diario, fondamentale per annotare libri da comprare, i compiti, sarà il tuo compagno fedele a cui affidare pensieri, bigliettini, frasi e ricordi di scuola. L'astuccio, ricorda di mettere dentro penna, matita ed altri accessori. I quaderni e i libri con i compiti fatti durante l'estate. Quaderni nuovi dove potrai iniziare la tua nuova avventura. Il primo giorno di scuola è quello più difficile, soprattutto da affrontare, sia per i genitori che per i bambini, e bisogna superare l'ansia di separazione e tanti timori e dubbi. Il ruolo della famiglia è fondamentale per accompagnare il bambino verso questo nuovo percorso formativo. Come consigliano gli psicologi, è bello preparare il piccolo al grande giorno parlando delle nuove amicizie, delle maestre che lo guideranno e delle tante giornate belle che vivrà tra i banchi di scuola appena si sceglie una scuola. È bene farla visitare al piccolo qualche giorno prima per evitare l'impatto iniziale. Non andate da soli, ma cercate di dedicare a vostro figlio il tempo utile all'acquisto del materiale scolastico. Fatelo insieme, si sentirà già coinvolto e si sentirà protagonista. Arrivano le note dolenti. La sera prima, cosa fare? Evitare di fare tutto di fretta la mattina e quindi la sera prima di andare a scuola scegliere tranquillamente i vestiti da indossare. Assicuriamoci di farlo insieme a nostro figlio e preparare tutto l'occorrente, anche la biancheria intima, le calze, le scarpe ed i vestiti. Il consiglio
è quello di inserire nello zaino anche un comodo sacchetto di plastica con dentro un paio di mutandine e calzini di ricambio in caso di eventuali imprevisti igienici. Le regole casa-scuola. Per rafforzare l'educazione ed i buoni comportamenti, il focus sarà imparare a lavorare in cooperazione con gli altri e seguire le istruzioni dei maestri. E il lavoro di una famiglia è quello di ricordare e rafforzare le regole impartite a scuola, anche a casa, in modo che il bambino così possa capire il motivo per cui certe azioni non vadano fatte ed altre, al contrario, vadano eseguite. Etichettare tutto ciò che userà tuo figlio e inserire insieme il suo nome. Etichetta tutto ciò che tuo figlio porterà a scuola. Assicurati di non tralasciare nulla dallo zaino agli accessori che indosserà. Riuscirai così a spiegare il concetto di oggetto smarrito e poi sarà un modo adatto a ritrovare gli oggetti che senza l'etichetta non avrebbe ritrovato. Spiegare che ci potranno essere dei problemi, ma che sono sicuramente un'esperienza di apprendimento. Non tutto filerà liscio, è inutile pensarlo. Durante l'anno scolastico ci potrebbero essere dei problemi. I nostri figli non si comporteranno sempre come degli angeli e le regole della scuola non vanno sempre seguite alla lettera. Le aspettative e le pressioni purtroppo potranno essere troppe sia per noi che per i bambini. Ma ci sarà sempre una soluzione, l'essere predisposti ad ascoltarsi a vicenda, abbracciarsi ed affrontare insieme le problematiche. Sarà un ottimo passo per superare gli ostacoli. Ricorda, tutto parte dalla famiglia. Ogni genitore è il primo insegnante di un figlio. L'insegnante è colui che poi rafforzerà tali principi. La prima lezione da imparare inizia sempre in famiglia, così come l'umore del bambino influisce su quanto bene egli possa imparare. Un atteggiamento positivo è il trampolino di lancio per ispirare i vostri figli ad avere un buon rendimento a scuola ed a predisporli ad affrontare i compiti ed i rapporti con insegnanti e compagni. Ed ora il protagonista sei tu. Com'è stato il tuo primo giorno in classe? Come ti sei trovato a scuola? Fai un disegno oppure scrivi un disegno sul tuo primo giorno di scuola? Ed ora basta parlare di regole e cose da fare. Assicuriamoci che la fotocamera sia pronta ad immortalare il primo giorno di scuola di nostro figlio e che il cellulare sia carico, perché una fantastica avventura ci aspetta e l'affronteremo insieme. Hashtag primo giorno di scuola. Ed ora, cara mamma e caro papà, sei pronto a postare il primo giorno di scuola.